Oggi è il 50° anniversario del colpo di Stato in Cile. Il Comune di Fano ha deciso di ricordare questa data importante per la nostra comunità con una stele dedicata alla memoria di Salvador Allende, il presidente democraticamente eletto ed istituito dal colpo di Stato esattamente 50 anni fa. Negli anni 70 l'amministrazione comunale di Fano decise di intitolare il palazzetto dello sport proprio a Salvador Allende. A distanza di tanti anni, in questo 50° anniversario, il Comune di Fano ha scelto di rinnovare i sentimenti di solidarietà che la nostra città, non solo l'amministrazione comunale, allora ebbe per il popolo cileno e per i tanti esuli che anche in questo territorio furono accolti, e al tempo stesso rinnovare anche quei principi, quei valori di libertà, di democrazia e di giustizia sociale per il quale Salvador Allende visse e diede anche la sua vita. Salvador Allende è stato una figura straordinaria, un uomo, un politico che ha lottato sacrificando la sua vita per la libertà, per la giustizia sociale. Molto bene fecero le nostre amministrazioni, la nostra amministrazione, quando decise di intitolare il Palazzo dello Sport della città di Fano proprio a Salvador Allende, l'ex presidente del Cile, proprio per trasmettere un messaggio forte, un messaggio di pace, un messaggio di giustizia. Salvador Allende è stato veramente una persona che si è adoperato per gli altri, per i più fragili, per i più deboli. L'11 settembre 1973 moriva Salvador Allende. Sono trascorsi 50 anni e abbiamo deciso di ridedicare una nuova stele, riconfermare quella scelta giusta fatta diversi anni fa. Perché? Perché è una figura anche che non è italiana, perché noi pensiamo, e Fano si è sempre caratterizzata su questa, che certi temi sono universali, il tema della pace, il tema della giustizia sociale, della libertà, devono essere sempre richiamati, a prescindere da chi li rappresenti. E in fondo siamo tutti un pezzo di questa straordinaria comunità mondiale che è sempre in sofferenza e sempre all'insidia, di fronte alle insidie delle guerre, delle oppressioni. E allora ecco, riconfermare questa scelta è anche un riconfermare un valore a cui la nostra amministrazione, la nostra comunità, e pensiamo di rappresentare tutti i cittadini, sanno che non possono, che sono dei beni, dei valori irrinunciabili, vanno difesi in ogni momento e vanno soprattutto comunicati in ogni momento a tutte le persone, a tutte le generazioni.